Mi scusi la provocazione, però vorrei sapere se al Presidente del Consiglio Renzi o al Ministro dell'Interno Alfano gli mettono in casa dei clandestini, come reagiscono. In secondo luogo, abbiamo dei nostri cittadini che non hanno una casa, cioè, avete fatto vedere anche più volte voi servizi di persone costrette a vivere in macchina perché hanno perso il lavoro e lo Stato paga l'affitto. E mette dentro delle case nuove o quasi nuove dei clandestini. Ma qui siamo alla follia. È ovvio che ci sia una reazione da parte della popolazione ed è giusto che ci sia una reazione. La cosa incredibile è che i benpensanti da salotto accusano la Lega di fomentare questa rivolta. In realtà sono le loro politiche che stanno portando a questa intolleranza che si crea perché si vedono queste disparità. Oggi ho incontrato un disabile grave, mi raccontava che prende 280 euro al mese, mentre viene garantita alle cooperative che gestisce il migrato clandestino 1350 euro al mese. Questa è la vergogna. Poi vediamo adesso cosa è successo a Guidonia, le racconto un altro caso. A Trieste, mia città, un ragazzo perché si è appoggiato sulla macchina di uno straniero, perché si è appoggiato sulla macchina di uno straniero fuori dalla discoteca, l'hanno riempito di botte e rischia di perdere la vita. Questo è successo venerdì sera a Trieste. Ma vi sembra che viviamo in un paese normale dove entrano Però, clandestini senza se... alcun tipo di permesso e il governo approva 5 svuota carcere per liberare chi commette reati? È una vergogna assoluta. Allora, Guardi, io sono indignato prima che da politico, da cittadino. Io ho paura per mio figlio. chiaro.